Siamo qui con Giuseppe Baretti, che è praticamente da qualche mese il nuovo presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti, Federazione Italiana del Calcio. Ho detto tutto, ho detto bene? Sì. Spieghiamo anche agli amici di sportsmall.it veramente qual è la differenza, per chi si avvicina al mondo della Federcalcio, TC, che cos'è in poche parole la Lega Nazionale Dilettanti? La Lega Nazionale Dilettanti è la Lega che coordina tutta l'attività del mondo dilettantistico, del campionato, primo campionato che è il campionato interregionale della Serie D, fino alla terza categoria. Questa è la Lega Nazionale Dilettanti, quindi i numeri, che forse li conosce meglio di me, sono numeri eccezionali, numeri di tesserati, siamo circa 600.000 tesserati, le partite sono tantissime, è un lavoro enorme, è praticamente tutto quello che dopo i professionisti dilettanti sono la base di tutto il calcio, da qui che partono poi anche tutti gli altri campionati. Da qui che escono i giocatori che vanno poi a formare le squadre professionistiche. E ricordiamo che se oggi Tavecchio è il vertice della Federcalcio, è stato fino all'altro giorno praticamente il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ma è stato precedentemente anche presidente, sì, come lo sei tu oggi, della Federazione, sì, sua, di Milano. La sua estrazione. Stessa sorte, finisco il concetto, a Felice Belloli, che è stato precedentemente presidente del Comitato Regionale Lombardo e adesso è presidente, sì, nazionale della Lega Nazionale Dilettanti. Esatto, quindi qui l'estrazione. Quindi diventerà presidente della FIGC tra qualche anno. No, tra qualche anno ci sarà Tavecchio, ci sarà Belloli e Baretti sarà a casa, perché Baretti ha fatto abbastanza, 40 anni che sono, 45 anni penso l'aver fatto. Qui è stato un caso eccezionale. Perché ti sei dato un limite di tempo? Sì, sì, sì. Ah, sì, e sì. Qual è il limite? Il limite è le prossime elezioni, quindi okay. Baretti penso che, anche perché l'impegno che ci ho messo in questi anni nel calcio è un impegno, questo tu lo sai. Ricordiamo da quanti anni sei all'interno della Federcalcio? Qui dalla... a Milano nel comitato regionale dal 2000, ma prima dal 72 ero dalla mia società di calcio, quindi dove sono nato e cresciuto, che era lì da me, quindi ho fatto 30 anni lì e poi sono passato dall'altra parte del tavolo, che spiegavo stamattina a un dirigente che avevo qui in una riunione, è tutt'altra cosa, quindi è molto più pesante. E quali sono i punti, visto che ti sei dato un limite di tempo, che vuoi raggiungere in questi anni che ti rimangono alla tua chiusura dell'avventura? Punti che voglio raggiungere oppure che voglio conservare in questo momento di crisi, vorremmo cercare di far di tutto per non perdere. Proprio ieri in un consiglio direttivo dicevano che negli ultimi due anni abbiamo perso 300, la Lega Dilettanti ha perso 380 società. La Lombardia è un po' un caso eccezionale, non abbiamo perso, diciamo abbiamo perso qualche società di Lega Dilettanti recuperando società di primo settore giovanile, quindi i numeri in totale sono rimasti. Cioè il mio obiettivo sarebbe quello di non perdere, perché vuol dire che nonostante tutto non aumentiamo i costi, non facciamo, cerchiamo di aiutare in tutti i modi la società, sarebbe quello di mantenere soprattutto i numeri, che sono cose importanti, poi magari di cercare di accrescere qualcosa a livello di calcio a 5 e a livello di calcio. Quando parliamo di numeri, ricordiamo per i nostri utenti, sono i numeri dei tesserati, dei ragazzini. I numeri ragazzini delle società, praticamente vuol dire 1560 società, 118.000 tesserati del settore giovanile e 56.000 tesserati di Lega Dilettanti. Sono numeri impressionanti, ma le enti di promozione sportiva, ce ne sono ormai un po', fanno concorrenza a questi numeri alla Federcalcio? C'è concorrenza? Assolutamente sì, soprattutto nelle categorie più basse, categorie amatoriali, loro magari perché riescono a offrire servizi a prezzi più ridotti, perché riescono a proporre, che facevamo un po' prima, sulla più, diciamo, loro riescono magari anche nei campionati piccoli a non avere tutte quelle norme, tutte quelle regole che ti vincolano, loro hanno più libertà e quindi soprattutto nelle categorie più basse, parlo soprattutto nella zona di Bergamo, la concorrenza è forte, fortissima, offrono, anche gli arbitri, che poi può essere una scelta, nelle categorie più cicli, gli esordienti, però sai, i dirigenti magari vanno, ma soprattutto hanno magari delle offerte anche a livello, non so, di assicurazione molto più basse, poi magari non offrono le stesse garanzie che offre la PGC o poi c'è ancora quel fenomeno dell'abbandono post categoria juniores, in cui poi i ragazzi vanno poi a giocare nei campionati a pagamento amatoriali. Sì, ma diciamo da quando abbiamo messo quella l'obbligatorietà dei giovani e la Lombardia, tu lo sai, si è sempre battuta, anzi la Lega Dilettanti ne mette due giovani l'obbligatorietà, poi Lombardia, noi le società in Lombardia optano per i quattro, quindi proprio per evitare la perdita che avevamo con la grosso 40-50% juniores, venivano persi perché non trovavano
spazio nelle prime squadre. Con questi numeri e questa concorrenza, quali sono i rimedi che vorrai porre da qui al termine del tuo mandato? I rimedi sono quelli di offrire maggiori servizi alle società, sempre contenendo nel limite del possibile i prezzi, magari dare dei contributi speciali per incentivare il calcio a 5, il calcio femminile. Quando parli di, scusami se ti ho interrotto, ma quando parli di servizi, cosa intendi? Servizi vuol dire i servizi a livello di burocrazia, cioè snellire le pratiche, tesseramenti, già abbiamo fatto buoni passi quando tempi, adesso con l'online sono tutti favoriti, cercare di evitare il meno possibile i disagi di società. Adesso parliamo addirittura, l'hanno sperimentata l'anno scorso l'interregionale, la dematerializzazione, quindi le società da casa possono fare i tesseramenti senza venire in comitato, cioè tutti questi servizi che dovrebbero rendergli più facile la vita, in modo che già hanno mille problemi di società. Se riusciamo almeno da parte nostra a sollevare parte di questi problemi, già sarebbe un buon obiettivo. Esiste per la Lombardia un progetto di un centro tecnico federale? Ecco, per il momento, diciamo, tu sai che in tutte le regioni c'era questo progetto che ogni regione avrebbe dovuto, non più tardi di ieri, in consiglio parlando, siamo, in questo momento c'è un attimo di crisi, qualche regione l'ha già fatto spendendo mai, perché la somma stanziata erano 500.000 euro per regione, qualcuno l'ha fatta spendendo qualche soldo in più in questo momento di crisi, quindi stanno stringendo un po' i cordoni della borsa, noi ci stavamo guardando effettivamente in giro, però sai, deve essere in centro, secondo me dovrebbe essere su Milano, dovrebbe essere al centro, perché magari in giro poi dovresti avere una società per gestirlo, perché naturalmente il comitato non siamo in grado di gestirlo, e poi un centro con certe caratteristiche. Ci stiamo guardando, avevamo appena visto uno più in zona, però adesso non so se... Quindi è in cantiere questo progetto, non è abbandonato? Sì, no, è in cantiere, si tratta di riuscire a trovare... Quindi è giusto crescere dei ragazzi all'interno della federazione anche a livello locale per poi farli esplodere, c'è stato un po' un problema negli ultimi anni a trovare giocatori insomma che facessero la differenza a livello di competizioni mondiali, parlo dei big. Sì, effettivamente è vero, anche perché adesso tu lo sai, anche qui è un altro di quelli che potrebbero essere... Te li portano via, se tu hai un ragazzino bravo, più di un paio di settimane fa è venuto un papà, un bambino del 2009, non so se mi spiego, 2009, quindi doveva andare su Sardegna o a Milan, e già te li portano via quando sono ancora, lo dico in fasce, ma poco ci manca, vanno ancora all'asilo, no? Quindi quelli bravi vanno via, da noi restano, però c'è qualche caso dove ragazzi, non so, ti faccio l'esempio, Carpi, Lasagna, con Cervanti, che ha fatto già 5-6 gol nel Carpi, è un ragazzo che è passato dalla nostra rappresentativa juniores 2-3 anni fa, quindi c'è ancora qualcuno che magari ha la fortuna di arrivarci anche. Una promessa che il presidente del Comitato Regionale Lombardo fa ai suoi tesserati? Guarda, io voglio fare promesse che poi bisogna essere bravi a mantenerle, quindi bisogna stare. No, promessa che posso fare, come l'ho già fatta al momento delle elezioni, che cercherò sempre di essere in parecchi di prima, sarò sempre a disposizione delle società quando avranno bisogno, anche se adesso sono presidente, sono sempre in parecchi di qui, quindi quando hanno bisogno... Insomma, quello di garantire il fatto di esserci. Di esserci, quando mi benedetto telefonino purtroppo tengo ancora sempre aperto a tutte le ore, quindi quando hanno bisogno di qualche risposta, Baretti lo troveranno sempre. Presidente Tavecchio e presidente Velloni ti sono vicini? Sì, sono vicini nel limite che sai, siamo sì la Lombardia, loro ce l'hanno nel cuore, ma sai certe volte il fatto che provengano di qui, essendo devono non tenere, significa che... Non significano che sai, perché sai poi qualcuno potrebbe dire ma la Lombardia, e allora magari certe volte il fatto sei sfavorito, come quando diceva ti mandano un arbitro che ti conosci. Ti senti un po' sfavorito? No, non è che mi senta sfavorito, però non sono neanche... Nemmeno favorito. Neanche favorito. Va bene, ringraziamo Giuseppe Baretti, un saluto a sportsmall.it. Ok, grazie ancora a voi per l'intervista. Auguri a tutti i vostri telespettatori.